Onorevole Zani, siamo in chiusura. Io volevo farle una domanda un po' riassuntiva di questo suo quinquennio come europarlamentare. Ecco, cos'è che l'ha delusa di più nel suo ruolo dell'Unione Europea? Ma la delusione, anche se le aspettative non erano un granché, però è quella di aver trovato un posto forse anche peggiore rispetto a quello che era il pensiero, sia in termini di democrazia, noi come gruppo con idee diverse, completamente ostracizzati dall'attività parlamentare, quindi anche dai nostri diritti di rappresentanza come minoranza. La maggioranza è andata al di là delle regole per prevenire che posti a cui avremmo avuto diritto venissero distribuiti a noi, e anche nell'attività di tutti i giorni il scoprire ogni volta che il potere vero in queste aule ce l'hanno i tecnocrati, quindi persone non elette, e che i politici invece fanno molta fatica a portare avanti il loro lavoro. Anche solo l'accesso a documenti, io ho partecipato a 3 commissioni speciali di indagine sul, ad esempio, il tema dell'elusione fiscale delle multinazionali. Addirittura noi, come rappresentanti votati dal popolo, non abbiamo avuto diritto ad accedere a dei documenti importanti delle istituzioni europee. Quindi non è che abbiamo chiesto l'accesso a documenti della CIA, abbiamo chiesto l'accesso a documenti delle istituzioni europee. Questo accesso ci è stato negato o ci è stato dato parzialmente solo dopo molto tempo. Ecco, il tema proprio dell'accountability democratica e della democrazia è stata la cosa che mi ha fatto preoccupare ancora di più rispetto a quanto non fossi già prima di entrare, ed è assolutamente, torno a ripeterlo, rispetto al problema di insostenibilità tecnica del progetto, il problema della totale mancanza di democrazia è evidentemente la questione principe quando parliamo di Unione Europea, quando parliamo di Eurozona.